Benvenuti, benvenuti al mio canale. Amici, come state? Come state? Spero tanto tutto bene. E noi qui, come al solito, prepariamo piatti internazionali. La primavera finalmente si fa sentire e viene la voglia di mangiare qualcosa di leggero. Oggi ho deciso di farvi vedere come preparo i cetrioli marinati, pronti in poco tempo. Dunque, questi cetrioli saranno fatti in due versioni. Partiamo con la prima versione. Ta-da! Cominciamo a tagliare i cetrioli, prima da un lato e poi dall'altro. Poi continuiamo a tagliare. Io utilizzo questo attrezzo, voi potete utilizzare il coltello. Dopodiché prendiamo due sacchetti per caso mai se uno si rompe e mettiamo dentro i cetrioli tagliati. Poi aggiungiamo un cucchiaio di sale e un cucchiaio di zucchero, un po' di aglio e prezzemolo tritate, un po' di pepe nero, un cucchiaino di aceto di mele, un cucchiaino di salsa di soia e alla fine aneto essiccato. Ora prendiamo il primo sacchetto e chiudiamo facendo il nodo. La stessa cosa facciamo con il secondo, sempre facendo il nodo. E ora il bello, facciamo shaker per distribuire tutto per bene. E ora i sacchetti mettiamo nel frigo per 30 minuti. Quindi a dopo! Ta-da! Sono passate 30 minuti, aggiungiamo un po' di olio d'oliva. E guardate che meraviglia, come sono appetitosi, mamma mia! Boh, ma me lo provo! Buono! E adesso partiamo con la seconda versione. Ta-da! Cominciamo a tagliare i cetrioli, prima da un lato e poi dall'altro. Proseguiamo tagliando a metà, poi tagliamo in quattro parti e continuiamo così a tagliare tutti i cetrioli. I cetrioli tagliati abbiamo messo nella ciotola, aggiungiamo 2 cucchiaini di sale, mescoliamo e lasciamo riposare per 30 minuti per far uscire il liquido. Nel frattempo grattugiamo le carote. Passate 30 minuti, mettiamo i cetrioli nella scola pasta, poi trasferiamo nella ciotola, aggiungiamo carote tritate, semi di sesamo e mescoliamo. Aggiungiamo paprika dolce, zucchero, pepe nero, un po' di coriandolo e mescoliamo di nuovo. Proseguiamo aggiungendo salsa di soia, aceto di mele, aglio e prezzemolo tritate e alla fine aggiungiamo olio di semi bollente e come al solito mescoliamo tutto per bene. Ora i cetrioli ho trasferito nel contenitore, chiudiamo con il coperchio e mettiamo nel frigo per 2 ore. Quindi a dopo, ta-da! Eccoci, i cetrioli marinati alla coriana sono pronti. Guardate che meraviglia! Desidero ringraziare tutti i miei iscritti, siete molto preziosi per me e sono molto grata a voi tutti. Quelli che non mi conoscono li invito a visitare il mio canale dove troverete tanti playlist interessanti. Spero tanto che questi cetrioli vi siano piaciuti, provate anche voi a farli perché come avete visto molto semplici, veloci e soprattutto buonissimissimi. Dunque mi raccomando, divertitevi, godetevi la vita, iscrivetevi al mio canale e noi poi ci vediamo nei nuovi video e nuove ricette. Ciao!